credo che bisognerebbe anche che la via di andare, di chiedere, di andare convinti verso le elezioni al più presto possibile. Non sono stanco di combattere, così Silvio Berlusconi, in collegamento telefonico da Arcore, interviene alla festa di compleanno che gli esponenti del PDL campano, Nitto Palma e Mara Carfagna in testa, hanno dedicato al loro leader con tanto di torta, anzi due. Mara, diglielo tu, tanti cari auguri da tutti quanti noi qui a Napoli. Presidente. Ai suoi, riuniti all'Hotel Vesuvio, Berlusconi afferma: la crisi di governo non c'entra niente con i miei problemi personali, legando la scelta di imporre le dimissioni ai ministri del Popolo delle Libertà esclusivamente all'IVA. Che un governo delle tasse non è un governo che serve al nostro paese. Anche se, sostiene il Cavaliere, una riforma della giustizia è a questo punto imprescindibile. Tutti con Silvio a Napoli, quindi, anche il senatore Nitto Palma, in sintonia con Berlusconi e le sue scelte, quando ai giornalisti che lo intervistano dichiara: il premier Letta ha chiuso ogni possibilità ad una nuova intesa che poteva comunque starci. La scelta del governicchio o come lo volete chiamare, lo chiamate, è un problema che riguarda il Presidente della Repubblica. Io credo che Letta, peraltro, anche attraverso le parole di ieri, abbia per certi versi sbarrato la strada a una possibile nuova intesa, che ben ci poteva stare. Signori, dopo la sentenza Berlusconi, il Presidente della Repubblica ha parlato di riforma della giustizia. L'altro ieri vi è stata una procedura di infrazione da parte dell'Europa. A tutt'oggi nessuno parla di tutto questo.